Bellezze, bentornate in un nuovo video collaborazione. Questa volta si tratta di un sito online cinese, insomma, di abbigliamento e non solo. Che ora vi darò una dimostrazione, cioè vi farò vedere un po' il sito come è impostato e poi vi farò vedere le cose che mi hanno inviato. Allora, il sito si presenta in questo modo e quello che ci risalta subito agli occhi sono queste finestre cliccabili dove mostrano i saldi. Scendendo possiamo vedere i migliori capi, diciamo i miei capi in primo piano, e possiamo subito notare i piccolissimi prezzi. C'è di tutto, come vi ho già detto, dalle borse, camicie per uomo, intimo, bellezza. E come possiamo notare, sì, si può pagare con qualsiasi carta di credito, e all'inizio della pagina invece si suddivide il sito in categorie, quindi c'è la parte della donna, uomo, borse, scarpe, accessori, orologi, il mondo della bellezza. Iniziamo subito partendo da col dire che appunto io sono stata contattata da Emma One, che ringrazio veramente, il 20 luglio. Il 20 luglio, sì, in effetti è settembre, insomma quasi 2 mesi fa, diciamo, no? Però l'unica cosa che praticamente all'inizio, visto che era anche nella cartella spam, ho pensato a una di quelle email sola, no? Come si conoscono spesso. Lei ha vinto 1 milione di euro qua e là. E questo mi ha fatto, cioè nel senso me l'ha fatto pensare anche perché era scritto in un italiano scorretto, quindi si vedeva che era stato tradotto con Google Traduttore, che come sappiamo non è una vera forza. E quindi ho dubitato un pochino. Comunque era un'email in cui questa signora comunque si presentava e praticamente mi diceva che aveva piacere di offrirmi una gift card da 20 dollari da spendere appunto sul proprio sito, quindi di andare a dare un'occhiata e scegliere cosa mi sarebbe piaciuto. Prima di cliccare comunque con il link nell'email, mi sono andata ad accertare che questo sito fosse reale, che non fosse una truffa, e quindi poi ho finalmente risposto, accettando con vero piacere. Il 26 di luglio ci siamo cominciati a mettere d'accordo. Lei mi ha donato il codice di questa gift card da spendere appunto sul sito, in vestiti, borse, tutto quello che volevo, insomma. L'unica cosa è che le spese di spedizione dovevano essere comprese in questi 20 dollari della gift card, quindi anche se io sforavo di pochi euro o qualche centesimo, non avrei potuto usufruire della card perché non era possibile, cioè non era possibile praticamente pagare l'eccesso con i soldi normali, insomma. Quindi doveva essere tutto compreso in questi 20 dollari. Comincio col farvi vedere quello che ho comprato. E il primo vestitino, praticamente, sono riuscita a prenderci 5 cosette, ma diciamo che costavano veramente molto poco. Il primo è questo vestitino qui, floreale, che io speravo mi arrivassero prima della partenza, invece no, l'ho ritrovato subito dopo che sono arrivata a casa, praticamente. Il tessuto è molto leggero, comunque è un tessuto sintetico e infatti diciamo che sono rimasta un po' male perché pensavo che fosse un tessuto diverso, anche perché sembra il tessuto di quelle delle sottane, praticamente delle sottogonne, e sinceramente mi pare un po' arrangiatino così. Però devo dire che addosso fa la sua figura, mi piace moltissimo. Praticamente cioè, a canotta normale, con la spallina larga, con lo scollo rotondo in ambo i lati, sia davanti che dietro. E praticamente sotto il seno ha questo elastico che va a stringersi in vita e poi la gonna che si riallarga sotto. Avete presente quei vestiti stile anni 60? Mi dà tanto quell'impressione
espressione che abbinato magari con una di quelle dei fili di perle, no? Siano veramente bene, danno quel tocco di chic. Anche se poi, cioè, a vederlo addosso, vi dico, sta veramente bene. Infatti ora vi metto una clip qui vicino a me, insomma, dove potete vederlo indossato. Questo mi piace tantissimo e infatti l'ho preso anche nella versione bianca. L'ho preso appunto anche nella versione bianca, che praticamente cambia il colore dei fiori, il colore dello sfondo, però poi alla fine è lo stesso identico vestito. Ho preso una M e devo dire che non ho sbagliato, cioè calza perfettamente, quindi se volete, cioè nel senso la taglia corrisponde a quella che voi portate, ecco. E questo è il secondo, quindi diciamo che li sfrutterò abbastanza ormai il prossimo anno, credo. Poi in più ho preso due paia di pantacollant di leggings, che sapete io utilizzo anche spessissimo, cioè sempre praticamente per lavoro, anche perché danno quella vestibilità e quella comodità che un jeans riduce i movimenti, insomma, e rimane più duro. Quindi sfrutto leggings a go-go e ho preso questi due modelli. Allora, il primo è questo, è un simil jeans, la particolarità di avere queste farfalle che praticamente vanno a scendere sulla gamba fino sotto il ginocchio, e devo dire che mi è piaciuta tantissimo la fantasia. Ne avevo uno simile tempo indietro, invece delle farfalle mi pare c'erano le stelle o comunque... Poi vabbè, si è rovinato e ho trovato questo sul sito e l'ho voluto prendere, anche perché per un prezzo così basso questo stava intorno a 1,40€, 1,80€ insomma. E dietro anche è così, cioè nel senso è semplicissimo, dietro ha il disegno delle finte tasche, ma sono tutte finte. E devo dire che come vestibilità queste sono una taglia unica. L'unico problema è che, a parte vabbè, appena messo è super nuovo, appena messo è strettissimo, anche se devo dire che è veramente elastico, però non so se magari poi il disegno possa cambiare, si va ad allargare un po'. Comunque mi è piaciuto tantissimo, infatti l'ho preso anche di un altro modello che è simile. Questo ha proprio... cioè disegnato a jeans, il disegno di un jeans normalissimo con le pieghette qua, ma in realtà non ci sono, è un tessuto liscio. E anche dietro è la stessa cosa, è il disegno delle tasche e è molto versatile. Anche questo è taglia unica e va, cioè come taglia va benissimo, insomma. E niente, questi sono quello che ho preso, anzi in più ci ho aggiunto questo paio di orecchini che io ho visto sul sito in turchese, insomma, e invece sono rosa, ma devo dire che l'unica pecca, cioè io, la vera pecca è che sono tutti, cioè sono storti, non so se voi riuscite a vederlo, ma la vernice, proprio il disegno del cuore è veramente storto, insomma, quindi vabbè. Per 50 centesimi, pazienza. Ecco qui, ora andiamo a vedere i prezzi. Questi sono appunto gli orecchini color Tiffany che avevo visto. Cliccando su questo bottone si possono andare a vedere le spese di spedizione del prodotto, scegliendo tra tutti i paesi e nazioni del mondo, e a differenza di come vogliamo la spedizione. Il prezzo appunto è di 55 centesimi, per quest'altro vestitino, quello color bianco, invece 2,75 euro. Il leggings, il secondo leggings che abbiamo visto, costava 1,82 euro, e appunto l'altro vestitino uguale 2,75 euro. Volendo si può scegliere anche nella versione VIP price, dove praticamente si ha uno sconto in più, e quindi
Scendendo sotto si possono andare a leggere tutti i dettagli del prodotto e eventuali commenti di altre persone che hanno già acquistato. E niente, questo è tutto. Per quanto riguarda il sito, le spedizioni vanno da 15-20 giorni. Il mio pacco è stato spedito l'8 agosto e non so sinceramente quando è arrivato, perché io ero già in vacanze e l'ho fatto prendere a un mio vicino, un vicino di casa, insomma. Quindi non si ricordava bene quale giorno fosse arrivato, comunque vanno dai 15 ai 20 giorni. E per quanto riguarda il sito, cioè i prezzi sono ottimi, perché comunque la roba costa pochissimo, però devo dire che la vestibilità appunto è ottima, mi è piaciuto molto, anche la non ho avuto difficoltà nel scegliere la taglia, comunque sono andata un po' a tentoni. Sono un po' andata sul sicuro, dai. E per quanto riguarda i prezzi appunto, come vi ho detto, sono molto bassi, e per robe, per dei vestiti, degli indumenti davvero carini, e quindi ne vale la pena. L'unica pecca che ho trovato sono le spese di spedizioni, che praticamente vanno a peso, e anche se un vestito, cioè, costa un dollaro, dovete calcolare che 6 dollari sono di spedizione, quindi alla fine lo andrete a pagare 7 dollari a prezzo normale, e quindi diciamo che rubano molto sulle spedizioni. In effetti, se voi calcolate, io per 5 cose ho speso 8 dollari, cioè tutto il resto era di spese di spedizione, quindi 20 dollari sono 12 dollari di spedizioni. E per quanto riguarda questa cosa, magari non va, cioè non mi è piaciuta tanto. Io non mi piacciono molto le spese di spedizioni a peso, preferisco magari cioè sapere che a spedizione la spedizione costa, non lo so, 5 euro, però ma poi magari posso prendere tutto quello che voglio, insomma. Su questo non mi sono trovata tanto bene con le spedizioni, ecco, perché comunque avrei voluto prendere magari dei vestiti più carini, ma che non entravano poi nei 20 dollari che mi erano stati dati. E niente, l'unica pecca è stata questa, infatti mi è dispiaciuto tantissimo. Quindi se volete acquistare da questo sito, io comunque vi lascio giù nell'info box tutti i loro indirizzi, vi lascio il link dei vestiti che ho preso io, se magari volete dargli un'occhiata, e cioè da valutare un po' la cosa, magari se uno deve prendere solo un vestitino, ok, se uno prende qualcosa in più, cioè alla fine si va a trovare più della metà del costo, cioè speso in spedizione. E questa cosa non è che mi garba più di tanto, comunque vabbè, e uno prova, tenta, poi se non gli piace ovvio che non compra più, insomma. E niente, io spero di avervi tenuto un po' di compagnia, di essermi spiegata bene. Per qualsiasi informazione, se qualcosa non vi è chiaro o volete maggiori appunto informazioni sui prodotti che ho preso o sul sito, basta che me lo dite giù sotto nei commenti e io vi risponderò al meglio, insomma. E niente, per il momento io vi ringrazio di aver guardato il video, vi mando un caro bacione e al prossimo video, ciao!